Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e continuiamo signori con gli ultimi episodi di questa prima stagione di Super Mario Balotelli signori. Allora, in questo video noi ci andremo a giocare tre partite, come al solito, come in tutti gli altri video signori. Ovvero ci andremo a giocare le tre partite di campionato, che saranno le normali. Finita la terza partita di campionato, signori, noi chiederemo il trasferimento. Anzi, tra la seconda e la terza partita di questo video chiederemo il trasferimento. Così iniziamo a capire se Montella ci darà il consenso a cambiare squadra oppure no. Eventualmente dovremo rompergli le scatole più di una volta, fino a quando non ci darà il consenso al trasferimento. Nel prossimo video inizieremo un attimino a studiare. Ci sarà sia il ritorno di semifinale di Coppa, che quella sarà molto importante, perché sinceramente mi piacerebbe giocarmi la finale e quantomeno portarmi a casa un trofeo. Si inizierà a valutare su che campionato andarci a giocare la prossima stagione, signori. Intanto concentrati su questa, non perdiamo tempo. Oramai il campionato, anche quello turco, si è andato a farsi benedire, ma noi siamo dei professionisti. Siamo dei professionisti, signori. Scendiamo in campo e cerchiamo di dare sempre il massimo. Comunque siamo i capocannonieri di questo campionato. Quindi qui in Turchia si ricorderanno di noi e di Super Mario Balotelli, e da qui proprio dalla Dana Sport è partita la sua rinascita per tornare a essere un gran calciatore nelle sue ultime stagioni calcistiche. Attenzione, ci involiamo subito al 18esimo da soli contro la difesa, contro nessuno, perché ci hanno lasciato completamente la difesa aperta. Noi ci involiamo belli, tranquilli e sereni. Arriviamo in area di rigore, sterziamo leggermente e la piazziamo lì, signori. Bello così. Passiamo anche attraverso i cartelli pubblicitari, ma noi siamo Super Mario Balotelli. Possiamo tutto, signori. 1-0, l'abbiamo sbloccata. Va bene così. 36esimo, calcio d'angolo per noi. Vedi quante azioni. Vedi quante 33 gol in 32 partite. Non male come media gol. 33 in 32. E un Super Mario ancora più deciso. Che ci prova? Ancora. Cerca la doppietta personale, signori. Ancora, calciano per noi al 41esimo. Vedi cosa mi fa arrabbiare? Che certe partite ti fa fare tutte queste azioni e gli avversari nemmeno esistono. In altre partite praticamente ci dobbiamo andare a sudare. A sudare il minimo. La minima cosa praticamente. Dai, recupera. Dammela. Ma come cazzo non me l'hai data? 51esimo, siamo già al secondo tempo. Contropiede per la Dana Sport. Parla per Henry, ovvero soprannominato il Rocio, sulla fascia sinistra. Balotelli se la fa dare sul cerchio di centrocampo. Si sterza leggermente per prendersi lo spazio. Ci riesce. Entra in area di rigore al limite. Raddrizza Balotelli. Mannaggia. C'è il triplice fischio. Finisce con una sconfitta per la squadra di casa. Abbiamo perso 2-1. Ma cosa cazzo? Testimonia l'equilibrio che c'è stato in campo. Hanno mollato forse qualcosina nei momenti topici, va detto, questo. Cioè, ci ha fatto fare tutte le azioni fino al 55esimo, quello che cazzarola era. E poi ci ha fatto perdere 2-1. Partiti. No, vabbè, io signori, sto gioco non lo capirò mai. No, è incredibile. È incredibile, eravamo in completo dominio. In completo dominio. E ci hanno fatto perdere 2-1. Non ho parole, signori. Senza parole, in tutti i sensi. Scioccato. Shock, proprio. Hashtag shock, signori. Va bene. Niente. Deve girarci tutto storto. E ci gira tutto storto. Va bene così. Non abbiamo che farci. Noi più che scendere in campo e cercare di dare il massimo non possiamo, signori. Andiamoci a giocare la seconda partita di questo video che già mi aspetterò un'altra sconfitta, signori. Abbiamo fatto 4 sconfitte forse nelle ultime 4 partite. Cioè non niente, il gioco ormai è tarato così e così se ne sta andando avanti. Abbiamo fatto una parte centrale di stagione bellissima, in cui eravamo riusciti a recuperare e eravamo arrivati pure in prima posizione, scavalcando il Galatasaray negli scontri diretti. Ora niente, si è montato così la testa il videogioco, decide lui. Non dovevamo stare là sopra dove siamo, e quindi ci stanno ovviamente sparando in basso in classifica.
Una cosa assurda. Abbiamo perso completamente. Bello però questo passaggio in profondità per Balotelli, che si trova subito nella metà campo avversaria. Il ballo. Balotelli mette sempre il suo sigillo però, signori. Il Balotelli fino all'ultimo ci crede. Mannaggia di una miseria, non riusciremo nemmeno a qualificarci. E questi già hanno pareggiato. Questo è il 51esimo, 1-1. Va bene, e Balotelli nuovamente in contropiede, azione solitaria. Balotelli, metà campo avversaria. Balotelli. 2-1. Doppietta per Super Mario Balotelli. Che si esalta. Siamo contenti di questo. Al 59esimo vinciamo ancora 2-1. E cosa stranissima. Balotelli ancora lanciato in contropiede da solo. Lo stop di petto. Entra in aria, al limite dell'area. Sterza leggermente sulla sinistra. Ha fatto fuori il portiere. C'è il 3-0. Tripletta personale di Super Mario Balotelli. Porca miseria. Ottima partita per poi chiedere il trasferimento. Va bene così, signori. Ottima partita per poi chiedere il trasferimento. Ah, non è finita questa volta. No, ci continua a fare giocare come dei pazzi. Va bene, all'84esimo noi siamo in difesa del... noi siamo nella nostra difesa. 36 gol in 33 partite. Scusate se è poco. 36 gol in 33 partite. Scusate se è poco. E c'è il 4-1. Io dico, tu, questa bravura dei miei compagni nelle altre partite non si vedeva completamente. Oggi sono tutti campioni, tutti fenomeni. Mandate veramente, dai. 4-1, tripletta di Super Mario Balotelli che si porta a casa il pallone. Ringrazio l'arbitro, saluto tutti, è stato un piacere. Ciao cari, ciao, ciao belli. Va bene così. Allora, quantomeno ci rialziamo, signori. Porca miseria, 3 punti che ci fanno morale. 3 punti che ci fanno morale. Allora, io direi, dopo questa bella prestazione, di andare subito da Montella, senza cincischiare troppo, e dirgli che ce ne vogliamo andare. Proprio così, decisi. Allora, notifica la mia carriera. La mia carriera. Allora, sì, va bene, sì, ok. Ci vogliamo ritirare? No. Io vorrei chiedere come energie. Ok, sì, perfetto. Giocatore, stagione. Sì, e io come lo chiedo il trasferimento? Scusatemi. La mia carriera. E questa l'abbiamo capito. Generale, stagione, alla Dana Sport. Perfetto. Devo un attimino capire Abrosa. Ah, le mie azioni, ecco. Non l'avevo visto, signori. Balotelli, chiedi il trasferimento. Dai così. Vediamo se Vincenzino Montella ci accontenta subito oppure deve romperci le scatole fino all'ultimo. Il nostro obiettivo era questo e questo l'abbiamo fatto. Vediamo un attimino cosa riusciamo. Siamo un 78, signori. Balotelli guadagna un punticino zitto zitto. Dopo un anno di duri allenamenti, invece di perdere overall, ne guadagniamo uno. Tanta roba, tanta roba. Allora, ci avviciniamo all'ultima partita di campionato. Non abbiamo notizie da parte di Montella. Questa cosa mi fa preoccupare. Non abbiamo nessuna notizia da parte di Montella? Ah sì, a Vincenzi. Ma di che stiamo a parlare? Richiede il trasferimento. Ma non mi aveva capito Montella? Notifiche. Io ho deciso di respingerla. Sto parlando di richiesta di parlare con la dirigenza. Ok, la prima richiesta ce l'ha già respinta. Bravo, bravo Montella, hai capito tutto. Noi ci dobbiamo andare qua dalla Turchia, zio. Non ci rimango in Turchia, zio. Quindi faremo tanto fino a quando non ci riusciamo a liberare. Attenzione, penultima partita di campionato, se non ricordo male, è la penultima. Sì, mi sembra di sì. Penultima partita di campionato per il nostro, sì, Vincenzo Montella. Per il nostro Super Mario Balotelli. Concentrati, signori, concentrati. Ci andiamo a giocare l'ultima partita di la penultima partita di campionato. 3 punti oggi sarebbero molto importanti. E vediamo di scendere in campo decisi e carichi. A Vincenzi, mi devi fannare. Non mi dispiace. Non romperti le scatole. Non attaccarti a clausole e a contratti strani. Perché noi ce ne dobbiamo andare. Attenzione, perdiamo già 1-0 al 16esimo. Sì, abbiamo una difesa che è un colabrodo. Attenzione, il buono, mannaggia.
Che brutta palla che mi ha dato, che brutta palla. Perdiamo 2-0 al 27esimo. No, io non me ne capacito, signori. Non mi capacito di tutto questo. Non mi capacito di tutto questo. Va bene, va bene. Attenzione, Balotelli. Più di lì non può andare. Balotelli. Pronto a battere questo corpo. Ah, pensavo che stessimo perdessimo 3-0. Va bene, al 41esimo. Contropiede per noi, attenzione, Balotelli ancora da solo contro difesa avversaria. Balotelli. Cioè, non ci posso credere. È finita? Ah no, mi aspettavo che fischiasse il fischio finale. Attenzione, calcio d'angolo per la Dana Sport. Balotelli al solito si va a prendere il pallone al limite dell'area. Pallone per lui, attenzione, Super Mario. Riesce a girare bene ed entra in aria, Super Mario ancora. 3-0, ecco, mi sembrava strano che al 90esimo non perdessimo 3-0. Mi sembrava proprio strano, e infatti mi hanno subito corretto. Ci sta 3 ore a passarmi il pallone, ci però va bene. Un minuto di recupero, niente. Ci siamo persi, signor Montella, meglio mi lascia andare. 3-0, 4-0, 3-0, niente. Finisce 3-0 la penultima partita di campionato. Mamma mia, che finale di stagione terribile. Va bene, andiamo avanti. Signori, allora, andiamo piano piano avanti. Continuando a chiedere la richiesta del trasferimento a Vincenzino Montella, fino ad arrivare alla prossima partita, che sarà quella di Coppa, il ritorno di semifinale, che però ci giocheremo nel prossimo episodio, non in questo. E vediamo un attimino se Vincenzo Montella si è deciso oppure no. Sto valutando se sarà deciso, ti farò sapere a breve. Va bene. Andiamo leggermente avanti, signori. Qualche giorno. Ah no, c'è proprio la partita di Coppa proprio al prossimo. A ridosso. Vediamo se abbiamo delle notizie da parte di Vincenzino Montella. La tua recente richiesta di trasferimento. Ho deciso di accoglierla, verrà messa immediatamente sul mercato e ti avvertirò appena aggiungerà un'offerta interessante. Signori, siamo ufficialmente sul mercato da questo momento. L'obiettivo sarà trovare una nuova squadra per Vincenzo Montella. Detto questo, sì, per Vincenzo Montella, che cazzo da stati? Per il nostro Balotelli, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!